Buongiorno, parliamo di orticaria, una patologia complessa, multifattoriale che impatta anche fortemente sulla qualità di vita. Ne parliamo con il professor Aiuti. Professore, l'orticaria effettivamente è una patologia complessa, dalle forme più banali che possono capitare forse un po' a tutti nella vita, alle forme più severe e invalidanti. Sì, anche diciamo molto più difficili per il medico. Io quando mi arriva un paziente che comincia, mi dice che ha l'orticaria, quasi quasi mi metto le mani sui capelli, perché veramente è una patologia molto difficile da curarsi, anche perché ci sono delle forme acute e finiscono lì, poi le forme croniche che durano da più di 6 mesi diventa un problema, perché hanno già girato da vari medici, l'internista, il dermatologo. E quindi è una patologia che bisogna conoscere bene, l'esperienza clinica conta. La parola orticaria deriva dal fatto che le lesioni cutanee, come tutti sanno, sono simili a quelle che sono indotte quando c'è il contatto con l'ortica, cioè queste bolle che sono di vario tipo, più grandi, più piccole, che sono rilevate sulla pelle di colore rosaceo e vengono in qualunque parte del corpo, soprattutto al volto, al tronco, e sono aumentate con le lesioni di grattamento e poi sono capricciose, per cui ci possono essere dei periodi che vengono tutti i giorni e poi improvvisamente, anche senza terapia, che spariscono. E l'orticaria così, diciamo così, come l'ho descritta io, è la forma più semplice, però sono delle forme nei quali questi edemi della pelle possono colpire anche le mucose. E allora si hanno delle localizzazioni, orali, con gonfiore della lingua, degli occhi, che rendono addirittura deformi le persone che ce l'hanno. Oppure le cose più pericolose, un edema della glottide, cioè si comincia a gonfiare la mucosa della laringe e della trachea, per cui le persone improvvisamente possono avere difficoltà respiratorie più gravi di quelle dell'asma. E quindi la sintomatologia clinica, che oramai diciamo, ho quasi finito di descrivere, è importante, ovviamente bisogna fare delle domande, se l'orticaria per esempio viene solo di giorno o di notte, se viene in alcune stagioni, più d'estate o esposizione al sole, poi d'inverno al freddo, perché c'è anche l'orticaria a frigore, oppure dopo esposizione a fonti di calore, se l'orticaria viene dopo aver assunto alcuni farmaci, domanda fondamentale, perché con tutto quello che prende adesso la gente, inclusi gli integratori, qualunque sostanza può essere causa di orticaria. E poi bisogna anche chiedersi se alcune forme di orticaria possono essere secondarie ad assunzione di alcuni alimenti, e cioè quello che conta è il rapporto causa-effetto. Se io certo mangio un crostaceo o mangio un frutto di mare oppure una noce, una nocciolina e dopo mezz'ora, un'ora, 10 minuti mi viene l'orticaria, addirittura anche solo al contatto, diciamo, pulisco una pesca, sbuccio una pesca e mi viene l'orticaria, chiaramente la diagnosi è già fatta. E poi ci sono delle orticarie che sono legate a patologie sistemiche molto importanti, come il lupus eritematoso sistemico, le connettiviti, sono le orticarie autoimmuni. Fondamentalmente è una classificazione, diciamo così, molto semplice, che è importante per capire, ci sono dei gruppi di orticarie legate a fenomeni di allergia, allergia a farmaci, allergia ad alimenti, allergia anche delle volte a inalanti, e poi delle forme di orticaria di origine autoimmune, cioè legate a formazione di anticorpi diretti contro la cute, che reagisce, come fanno altri organi, in maniera esagerata a questi insulti degli anticorpi. E quella è l'orticaria autoimmune. E poi c'è l'angioedema e l'orticaria, quando c'è quella gonfiore della glottide che rende difficile la respirazione. E il terzo gruppo è la cosiddetta orticaria, i medici l'hanno chiamata idiopatica o essenziale, cioè significa che non sappiamo a che cosa è dovuta. E questa è la forma più difficile da diagnosticare e da capire. E quasi sempre, nell'80% dei casi, l'orticaria idiopatica ha un'origine di natura psicogena, e cioè sono persone di solito molto labili dal punto di vista emotivo, che magari diventano anche rosse quando devono fare un esame, quando devono sottoporsi a un test,
oppure che hanno subito uno stress, ecco, tra le cause, la separazione, il trasloco, un lutto in famiglia, possono essere l'inizio di una forma di orticaria. Quindi questo rende conto di quanto sia veramente stretto il rapporto tra il sistema nervoso, la psiche e i mediatori chimici. Sono delle situazioni cliniche che non si riescono a controllare. Ovviamente la persona che ha questo stress psichico rifiuta di accettare una diagnosi orticare di natura psicogena, per cui noi medici diciamo di natura essenziale o idiopatica. Altre volte l'accettano, perché quando uno poi dà il farmaco o lo manda dal collega psichiatra o dal neurologo oppure gli diamo dei farmaci sedativi e l'orticaria migliora, si realizza che questi episodi, la persona capisce che questi episodi sono dovuti a questo stress. Ed è incredibile oggi come, in parte per la vita attuale sempre più stressante, possono essere causa di queste malattie, che non sono solo quelle della pelle, ma possono addirittura essere dei dolori articolari, dei dolori muscolari, altre patologie che non sono solo cutanee. Però torniamo all'orticaria. Una volta quindi chiarito il raggruppamento, poi c'è la parte diagnostica, perché per la parte allergica ci sono delle orticarie che possono essere diagnosticate con dei test validati scientificamente che riconoscono la presenza di anticorpi specifici verso quegli allergeni contenuti negli alimenti. Io ho detto, sospetto di avere, cioè un'orticaria dopo aver assunto dei crostacei o delle banane, e poi vado a vedere e nel sangue trovo gli anticorpi contro le arachidi, contro le nocciole, le noccioline, il latte, le uova, eccetera. E chiaramente la diagnosi è fatta, e in quel caso la terapia è semplicemente la sospensione dell'alimento per alcuni mesi o alcuni anni, poi non è detto che duri tutta la vita, perché dopo alcuni anni l'orticaria può andare via, quindi anche l'allergia può andare via. Poi ci sono ovviamente dei test ai farmaci, anche questi possono essere fatti in ambiente ospedaliero oppure con ricerca di anticorpi, per esempio contro alcuni antibiotici, la penicillina, cefalosporine, possono essere diagnosticate con un prelievo del sangue. Altri invece con dei test che vengono fatti con la somministrazione in ambiente ospedaliero del farmaco sospetto, e se la persona dopo pochi minuti ha l'orticaria o uno shock, speriamo no, mai, dico mai, insomma, nei casi più gravi può avere una reazione allergica sistemica, in quel caso la diagnosi è fatta. Quindi la diagnosi delle orticarie allergiche, vere allergiche, è abbastanza facile. Poi ci sono invece dei test di allergia che non sono validati scientificamente, quindi l'unico validato scientificamente sono il prick test con gli allergeni, il RAST, che è la ricerca degli anticorpi, oppure l'immunocap, che recentemente va molto di moda, che è un test nuovo, che riesce a evidenziare con pochi centimetri cubici di sangue la presenza di anticorpi verso oltre 120 allergeni. Se questi test sono negativi, non serve fare altri test, perché non sono validati scientificamente. Mi riferisco al cosiddetto test auricolare, al test del capello, al magnetotest, al test DRIA. Ce ne sono tanti che si sono inventati negli anni, ma nessuno di questi ha una validità scientifica. Poi l'orticaria autoimmune invece è abbastanza facile, perché o c'è la malattia autoimmune che permette di convalidare la presenza dell'orticaria, oppure la presenza di anticorpi, per esempio gli anticorpi antinucleo, anti-DNA, che documentano la natura immunologica della malattia e dell'alterazione autoimmune e anche quindi dell'orticaria. Invece per il resto, la terza forma, quella di natura psicogena, è soltanto il clinico che può stabilire, ovviamente con la documentazione, che la persona è cominciata a star male quando c'è stato questo evento fortemente stressante. Può essere anche per esempio un incidente automobilistico, uno stress importante. Una volta si diceva che uno perdeva i capelli per questi stress, ed è vero, ancora è, e così possono aversi delle orticarie che iniziano a un certo punto per queste paure motivate, e le persone poi si ritrovano
La terapia è una terapia molto complessa. Quella allergica, l'abbiamo già detto, quella autoimmune sono farmaci immunosoppressori, e nell'altra bisogna mettere le mani, diciamo così, solo su cose sicure e nel caso di dubbi mandarlo dal collega psichiatra, perché se non si risolve a monte il problema, difficilmente poi si riesce a curare questa malattia. Però è importante, credo, che comunque il paziente abbia un percorso lineare in cui ci siano tutti gli accertamenti necessari per evitare poi terapie random, fai da te, consigli di amici, perché molto Certo. spesso l'orticaria, avendo anche un impatto, il prurito a volte anche notturno molto fastidioso, si tentano rimedi di ogni genere. Invece è Esatto. importante avere una diagnosi che porti poi a una conoscenza a quello che possono Una essere volta fatta la le terapie. diagnosi e accennato anche alle terapie, è anche importante sottolineare il fatto che le nuove generazioni di antistaminici che hanno meno effetti collaterali di quelli di qualche anno fa possono in parte sedare, diciamo, tranquillizzare la persona e anche far regredire l'orticaria, associati anche ad altri farmaci che sono dei sedativi o dei curativi per quanto riguarda il problema psichiatrico. Ma un messaggio importante che voglio dare alle persone con l'orticaria è questo, che non bisogna rincorrere con i farmaci la malattia. Una volta si fa la cura, questa deve durare per alcuni mesi, altrimenti se si sospende appena uno sta bene ritorna e va continuata la cura anche se l'orticaria non compare più per mesi. Io faccio fare terapie di almeno 6 mesi, anche se poi dopo 20 giorni mi telefonano e mi dicono le persone non ho più niente, non ho guarito, io dico no perché poi ritorna. E interrompendo, diciamo così, queste manifestazioni si dà la possibilità al sistema immunitario di recuperare e di guarire, perché l'orticaria fortunatamente si guarisce, anche se può ritornare magari in maniera capricciosa, motivata o immotivata dopo molti anni. Grazie Professore, grazie mille per le sue informazioni e il a messaggio, lei. soprattutto ai pazienti. Grazie, buon lavoro.